10 pezzi di carta, 10 messaggi a tutti quelli che ha lasciato. Una spiegazione, quasi un bisogno di rendere la disperazione di quanti gli volevano bene più sopportabile. Bruno Di Renardo, l'imprenditore ortofrutticolo padovano di 52 anni che si è tolto la vita, il giorno dopo il devastante incendio che ha distrutto la sua azienda in zona industriale a Padova, ha scritto 10 lettere. Brevi pensieri in cui chiede scusa alla moglie, ai figli, agli amici, uno anche destinato ai suoi dipendenti, quei lavoratori che consapevolmente ha abbandonato al proprio destino dopo anni di battaglia contro un sistema, quello italiano, che soffoca l'impresa. Lo aveva scritto a chiare lettere in una missiva inviata lo scorso anno e pubblicata nelle pagine del Corriere della Sera. Un testo in cui esprimeva tutta l'amarezza per una politica che non applicava quelle poche regole che avrebbero ridato ossigeno agli imprenditori del Nord-Est. Un pagamento a 60 giorni o a 30 delle forniture, a cominciare dallo Stato. Invocava processi per direttissima per i responsabili di truffe, concussioni e mazzette e indicava pene pesanti per i colpevoli, fino a 10 anni di reclusione. Voleva, come tanti i suoi colleghi, di poter lavorare con meno burocrazia, tassazioni più leggere ma ferree per tutti, e auspicava il recupero del rispetto di ognuno verso il prossimo, un rispetto calpestato invece da furbi, opportunisti e ladri. Oggi questa lettera ha tutto il sapore di un testamento, quello di un uomo che ha sperato, ha cercato di essere ottimista, ha lottato con tutta la forza, ma che di fronte a quelle lingue di fuoco che hanno divorato tutto quello che aveva difeso con i denti per anni non ce l'ha fatta e ha deciso di chiudere gli occhi per sempre. L'incendio è stato appurato, è stato accidentale, un cortocircuito partito dalle celle frigorifere, danni ingenti, con un contratto di assicurazione che doveva essere rinnovato.